questa scelta proprio nell'imminenza dell'elezione regionale? Ma ci sono stati dei fatti che hanno scaturito la nostra decisione, non il fatto che il sindaco abbia preso una parte, perché era assolutamente legittimato a farlo, ma il fatto che in un consiglio comunale delicato come quello del 31 agosto fosse stata indicata una determinata rotta, un determinato respiro oltre le forze consigliari che guardassero all'interesse di questa della città e di alcune criticità. Noi abbiamo suggerito delle proposte, siamo rimasti responsabili nel non consegnare questa città all'ennesimo commissariamento. Quantomeno avremmo gradito che il sindaco apertamente prendesse posizione in questa campagna elettorale, sarebbe stato più onesto. Gli atti sotterfugi, diciamo che non siamo più disposti a tollerarli, e per questo viene meno un rapporto di fiducia che ci vede fuori da questa, dal governo di questa città. Lei ha parlato di riflessione subito dopo le elezioni del 10 febbraio, riflessione che dovrebbe coinvolgere tutto il Consiglio Comunale. Che cosa vuole dire con più precisione? Ma penso che in questa fase storica le elezioni del 10 febbraio segnino uno spartiacque, sarei, penso, falso a dire il contrario, e che dal 10 in poi si debba costruire, bisognerà vedere come, rispetto al resito delle elezioni, quali saranno i futuri scenari che si prefigureranno in merito alla città. È chiaro che noi abbiamo fatto una scelta di campo in un'area ben precisa, che è quella moderata di centrosinistra, e con le persone che hanno una sintesi valoriale comune alla nostra siamo disposti a costruire un nuovo percorso. È chiaro che quando è nata questa maggioranza è nata come maggioranza civica e trasversale. Sì. Quindi qual è il problema adesso che ci siano chi si schiera a destra e chi si schiera a sinistra? C'è anche altri consiglieri comunali che si sono schierati nelle liste del centrodestra. Il problema è la chiarezza dell'azione. Non si può dire una cosa davanti al consiglio comunale e poi predicarne un'altra. Dopodiché il sindaco, che è l'apice di questa amministrazione, era la garanzia di un patto fra diverse anime. Nel momento in cui viene meno la garanzia che tuteli la diversità delle anime in seno alla maggioranza, diventa la giungla fra le forze politiche, e questa città non può permettersi la guerra fra forze consigliari politiche, ma un governo coeso che governi i problemi di questa città. La consigliatura può essere ancora salvata o bisogna pensare già ad elezioni amministrative a primavera? Ma io ritengo che molto spesso siamo stati messi al centro come ago della bilancia. Il Consiglio Comunale è composto da diverse forze politiche e molto spesso anche alcune assenze della minoranza, alcuni comportamenti hanno determinato poi scelte che sono passate all'interno del Consiglio e delle commissioni. Per cui non dipende a questo punto solo da noi. Noi abbiamo tenuto una condotta responsabile nell'interesse del bene comune e del governo di questa città. È evidente che ora sono chiamate in causa ad assumersi le proprie responsabilità tutte le forze consigliari, non solo noi.